Nello splendido scenario della Chiesa Madre dell'Itria di Nunziata, l'architetto Giovanna Buda ha presentato il volume La Nunziatella sopra Mascali. Al tavolo dei relatori, il parroco di Nunziata, Don Carmelo Di Costa, la dottoressa Claudia Guastella, docente dell'Università di Catania, l'archeologo Andrea Patanè della Soprintendenza di Catania, il sindaco di Mascali Luigi Messina e Leonardo Vaccaro, presidente dell'Associazione Culturale Mascali 1928. E ho raccontato il restauro e quindi attraverso il restauro la storia di questo sito della chiesa. Il Il restauro quando è incominciato, che percorso ha avuto? 2013 è stato l'ultimo restauro che abbiamo curato. Che cosa ha interessato? Quali parti appunto della... La cosa più interessante è stato il ritrovamento della basilica che era inaspettato e poi tutto quello che è venuto fuori dietro l'intonaco dell'affresco che già si percepiva ma non nella sua completa bellezza. L'associazione Mascali 1928 è tra i promotori di questo incontro che ha visto riuniti questa sera nella chiesa madre di Santa Maria dell'Itria di Nunziata un pubblico, devo dire veramente vastissimo, raramente visto in queste occasioni, e studiosi di chiara fama come la professoressa di storia dell'arte medievale, la professoressa Claudia Guastella. L'occasione è quella di riscoprire un monumento importantissimo, non solo per la comunità di Nunziata, per la comunità di Mascali, ma per tutto il territorio ionico e tirreno. Stiamo parlando di un unicum nella storia probabilmente della Sicilia, una chiesa medievale, la Nunziatella, che si conosce già dagli anni Ottanta, famosa per i suoi dipinti che ornano e arricchiscono il catino absidale con uno splendido Cristo Pantocratore, e accanto alla chiesa dell'Annunziatella, questa è una scoperta recente del 2013, un'altra basilica, questa volta una basilica paleocristiana, datata dagli archeologi al VI secolo d.C., con splendidi mosaici policromi. Si tratta veramente di un unicum, quindi invitiamo gli spettatori a raggiungere Nunziata, a visitare questo monumento, perché veramente ne vale la pena. È fortemente voluto questo incontro qui per dare significato e valore al territorio e prendere più coscienza sia della responsabilità da parte nostra, sia anche di comunicare tutto quello che noi viviamo e sperimentiamo attraverso il sito della Nunziatella per farlo conoscere e evolvere maggiormente. Gli alunni del liceo classico Michele Amari di Giarre hanno partecipato alla presentazione del libro, illustrando ai numerosi visitatori le bellezze dell'Annunziatella. Già hanno lavorato in questo sito perché è stato approvato l'anno scorso un progetto finanziato anche dalla Regione Siciliana per la valorizzazione della Chiesa Annunziatella di Mascali. Abbiamo avuto un altro finanziamento dalla Regione Siciliana per continuare questo lavoro di valorizzazione, quindi la vicinanza del liceo classico, in particolare Michele Amari di Giarre, a questo sito è ormai consolidata nel tempo. Poi devo ringraziare in modo particolare tutti gli insegnanti che hanno seguito i nostri ragazzi, che in questo momento stanno proprio illustrando le bellezze della chiesa ai visitatori. Visto che il pubblico è così numeroso, abbiamo proprio il piacere di mostrare loro le bellezze del luogo.